Io ho uno spirito un po' avventuroso, io ho uno spirito di avventura, di gusto della scoperta, della possibilità di inserirsi in nuove sinfonie. E quindi ho lavorato con una serie molto grande di maestri, anche molto bravi, non so, con Bill Wyman dei Rolling Stones, con Keith Emerson degli Emerson e Palmer, con musicisti anche stranieri molto, molto, molto in gamba. E ognuno portava nel film la sua esperienza, anche la sua idea. Ad esempio Bill Wyman che cominciai a lavorare con lui in Fenomeno, portò una musica molto, molto bella su una foresta, una montagna, si svolgeva in Svizzera, nella Svizzera del cantone di Gioni, e si vedeva queste montagne innevate, si vedeva questa grande foresta, e Wyman fece una musica per me bellissima, bellissima. Poi con lui ho lavorato altre due volte, sì. Poi viste grandi amici, poi bisogna dirlo sinceramente, lui poi scrisse una autobiografia dove disse che io ho lavorato con Leonardo, dice, non mi è piaciuto assolutamente lavorare con lui. Ha fatto una musica così bella, non capisco perché non volesse e dicesse questa cosa. Invece con Keith Emerson, invece lui fece Inferno, e lui si ispirò a Carmina Burana, e anche lui fece una musica bellissima col suo piano. Lui quando era vivo era considerato il più grande pianista della musica rock, un grande fenomeno. E poi dopo lui tornò a Roma e mi cercò dopo qualche anno e mi disse che voleva fare la musica per il film che io sapeva che stavo girando. E ci parlammo e lui mi disse che io ho già preparato qualche pezzo per questo film, e me lo fece sentire. Sinceramente non mi piacque per nulla, perché penso che lui ormai non aveva più voglia di, non so, non aveva più, si era ritirato nelle Bahamas e stava, e diceva, ma che fai nelle Bahamas, scusa, non come te? E dice, io vado in barca, pesco, spendo il sole e mi diverto, ma come un musicista come te che sta tutto il giorno a pescare, no? Ci rimase male veramente. E poi infatti capì che lui non gli andava più di comporre, forse in modo la musica che mi piace non mi piacque per niente, e quindi gli dissi di no. Da quel momento in poi, naturalmente, nemici tutti e due.